Buonasera, ben... sono... Buonasera, ben ritrovati con le anteprime del nostro TG Oggi. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che boccia le proroghe demaniali dell'Italia al 2020. Sentiremo anche le prime reazioni dei balneatori, ma anche l'intervento dell'assessore alla mobilità della nostra regione, Donini, sulla sicurezza della rete ferroviaria regionale all'indomani della tragedia purtroppo accaduta in Puglia. Questi due argomenti forti del nostro telegiornale, insieme ovviamente alle numerose notizie di cronaca che vi forniremo, ma poi passeremo anche a una pagina più piacevole, quella della TG dell'estate, come di consueto ogni giorno. E quest'oggi punteremo i riflettori sull'imminente avvio dell'edizione 2016 di Rocca di Luna, Montefiore e Conca. Ve ne abbiamo già accennato ieri, oggi abbiamo raggiunto il direttore artistico Michele Fenati e poi parleremo anche degli incontri della spiaggia Ama il Libro 2016 che stanno entrando nel vivo della manifestazione proprio in questi giorni. Questo tanto altro vi aspetto fra pochissimo con il nostro TG Oggi. Buonasera, ben ritrovati con il nostro TG Oggi. Una 48enne di Porretta nel Bolognese è stata denunciata dai carabinieri per appropriazione indebita e minaccia. Ha approfittato infatti della delega firmata dalla madre 75enne ricoverata in ospedale e le ha prosciugato il conto corrente prelevando circa 100.000 euro. L'indagine è scaturita da una segnalazione della stessa signora che, tornata a casa, ha scoperto che la figlia, oltre a rifiutarsi di ospitarla in casa sua, le aveva anche prosciugato il conto. Andata ad abitare da un'altra figlia, avrebbe anche ricevuto una telefonata piuttosto minacciosa dalla 48enne. A quanto pare all'origine del tutto ci sarebbe la gelosia nei confronti di un'altra sorella a seguito di alcune pretese sull'eredità. La bimba di 7 anni soccorsa ieri mattina nella piscina comunale di Ozzano Emilia nel Bolognese è rimasta riversa in acqua faccia in giù per almeno 7 minuti prima che qualcuno si accorgesse che era priva di sensi. Questo è l'esito delle indagini condotte dai carabinieri dopo aver visionato le telecamere poste nella zona della piscina. La piccola intanto è sempre ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, sedata e in prognosi riservata. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per lesioni colpose a carico di ignoti. 17 cittadini di origine bengalese sono stati scoperti e identificati invece dai carabinieri di Rimini. Vivevano ammassati in due appartamenti che presentavano pessime condizioni igienico-sanitarie. Nelle stanze sono state trovate anche numerose blatte. Sono state inoltre contestate complessivamente 7 sanzioni per sovraffollamento abitativo in relazione alla relativa ordinanza comunale. E all'indomani del disastro ferroviario avvenuto in Puglia, l'assessore alla mobilità della regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, ha voluto fare il punto sulla sicurezza del trasporto ferroviario della nostra regione, spiegando gli investimenti fatti fino ad ora, quello che la regione farà per un'ulteriore messa in sicurezza delle tratte ferroviarie di propria competenza. Allora sentiamolo. L'Emilia-Romagna ha 360 chilometri di ferrovie regionali, tutte a binario unico, ma il binario unico non è il problema della sicurezza. La sicurezza si garantisce attraverso investimenti di tecnologia che noi stiamo facendo. Il nostro sistema non si basa su diciamo così, telefonate o comunque impianti fonometrici, ma si basa su un segnalamento e un blocco contarsi elettronico, cioè in pratica il treno che entra in una stazione viene identificato e finché quel numero di assi, quel treno non esce dalla stazione successiva, non c'è il segnalamento verde elettronico nella stazione appunto che vede un treno andare in direzione opposta. Ma questo non ci basta, perché abbiamo già diciamo stanziato e speso 8 milioni e mezzo per installare il sistema di sicurezza di ultima generazione, l'SCMT, in alcune tratte delle linee ferroviarie regionali, e entro il 2020 abbiamo intenzione di impiegare i 25 milioni di euro che appunto serviranno per mettere in sicurezza con il sistema SCMT, quindi
ultima generazione per tutti i comportamenti, non solo per le direzioni dei treni, ma per tutti i comportamenti anomali dei treni, tutta la nostra rete regionale. Un investimento di 40 milioni di euro che questa regione ha cominciato a pensare dopo la tragedia di Crevalcore e che in questo mandato noi siamo intenzionati a compiere fino all'ultimo. Dopo gli avvisi di garanzia a carico di 17 ex dirigenti e amministratori di Carife, vi abbiamo proposto il servizio proprio ieri, sono scattate quest'oggi le perquisizioni nelle sedi di quattro banche italiane che hanno partecipato all'aumento di capitale, tra queste anche la Cassa di Risparmio di Cesena. Contestualmente alle perquisizioni sono state notificate dalla Guardia di Finanza altre quattro informazioni di garanzia ai quattro dirigenti di queste banche che portano a 21 gli avvisi. Le indagini della Procura di Ferrara l'aumento di capitale della Carife realizzato nel 2011 per 150 milioni di euro ha portato alle perquisizioni nella stessa sede della Banca Ferrara in una società controllata nelle altre quattro banche. La Protezione Civile regionale ha diramato un allertamento iniziata pochi minuti fa e attiva per 16 ore, cioè fino a mezzogiorno di domani, per vento forte e temporale sull'Emilia centrale, ma anche sulla Romagna. I temporali più intensi e con accumuli superiori ai 50 mm riguarderanno principalmente però la Romagna. È previsto anche mare molto mosso, con l'altezza stimata dell'onda in mare aperto nell'ordine di 3 metri e sottocosto tra i 2 e 2,70 con provenienza da nord-est. E come era prevedibile, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha invece bocciato la proroga automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2020 per lo sfruttamento turistico dei beni demaniali marittimi prevista per la legge italiana. Il servizio. Bolkestein, duro colpo all'appello invocato dall'Italia. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo boccia la soluzione ponte trovata dal nostro paese, ribadendo il principio che le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate automaticamente, ma vanno messe a gara. Come spiegano dalla Corte, la proroga in automatico prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati. Con la sentenza di oggi, i giudici europei sottolineano, anzitutto, che spetta comunque al giudice italiano verificare ai fini dell'applicazione della direttiva se le concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni. Insomma, non basta invocare l'articolo 12 della direttiva europea in materia, quello che consente agli stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, come ad esempio fatto dall'Italia per la necessità dei balneari di ammortizzare gli investimenti effettuati. Infatti, precisano i togati, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica. Fine delle concessioni dunque, no allo status quo fino al 2020 proposto dal nostro paese, ma gare aperte a tutti, anche rivolte a soggetti di altri paesi dell'Unione Europea. Perché, concludono i giudici, il principio che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti non può essere invocato per giustificare una disparità di trattamento. Disparità che i giudici della Corte Europea individuano nell'impossibilità o comunque difficoltà da parte di altri di sfruttare le spiagge. E in merito proprio alla sentenza, dunque, abbiamo raccolto quest'oggi il parere autorevole di Simone Battistoni, titolare di uno stabilimento balneare di Cesenatico, ma soprattutto presidente regionale della SIB, Sindacato Italiano Balneatori. Ecco quanto ci ha detto. Su internet ci sono delle inesattezze, tipo che è importante chiarire, tipo che i bagni sarebbero degli abusivi, cioè in questo momento diventano abusivi, non è assolutamente vero, perché la sentenza riguarda due casi specifici. È chiaro però che la sentenza comunque fissa un principio e diciamo dà un messaggio al governo che il governo, io sono sicuro, spero, insomma, ma sono sicuro, vorrà cogliere facendo quell'intervento che aspettiamo da un po' di riordino della materia. Quindi dal punto di vista pratico non cambia nulla perché le nostre sentenze sono tuttora valide, voglio dire, però è chiaro che è un segnale d'allarme. Perché se non si interviene in fretta si rischia di far saltare un sistema turistico. Comunque il nostro è un sistema turistico che funziona, che ha dei diritti, perché voglio dire, sono imprese che hanno investito, che hanno operato, credo anche correttamente, voglio dire, negli anni. È il governo che a questo punto deve, se come ha detto e sono convinto che lo creda, ritiene il nostro sistema funzionante, un sistema che funziona, perché devo dire è diverso, è una peculiarità tutta italiana. Deve, quindi, se vuole salvaguardarlo, evitando che un sistema basato su tante piccole aziende finisca nelle mani di grandi multinazionali. Noi siamo aziende esistenti che non hanno rubato niente,
se vogliamo aprire il mercato, facciamo delle nuove concessioni, abbiamo migliaia di chilometri di costa liberi, quindi apriamo nuove concessioni, diamo un periodo transitorio alle aziende esistenti che sapevano di poter operare e hanno basato la loro vita e quella delle loro famiglie sapendo di avere un'impresa, darci un periodo transitorio, poi ovviamente fissare, finito il periodo transitorio, dei termini per il bando, riconoscendo però ovviamente il lavoro fatto e gli investimenti fatti. Io sono su un'area pubblica, ne sono cosciente e opero come è giusto operare in un ambiente pubblico, quindi lei può entrare, usare i servizi generali, i servizi quelli collettivi liberamente, se vuole un ombrellone non è costretto a farlo, ma lo può prendere pagandolo. Ci devono essere delle spiagge libere in cui lei può andare gratuitamente perché è un diritto. Se però prima o poi la mia azienda finirà al bando, è corretto che mi venga riconosciuto il valore dei muri e dell'attrezzatura da chi eventualmente dovesse subentrare in un futuro, ma questo deve avvenire dopo un congruo periodo transitorio che mi consente di ovviamente di avere un ritorno degli investimenti che ho fatto. E ora noi, come di consueto, passiamo alla TG dell'estate. Bruno Pizzul, giornalista e telecronista tra i più apprezzati del panorama nazionale, ha ricevuto dalla città di Cervia, dal sindaco Luca Coffari, la pergamena di Amico di Cervia per i 40 anni di presenza ininterrotta nella località romagnola, ospite dell'hotel K2 di Terenzio Medri, presente alla premiazione. È un onore, ha dichiarato il sindaco in un comunicato, aver consegnato a Bruno il riconoscimento di Amico di Cervia. Bruno è un simbolo del nostro calcio, la voce inconfondibile ci ha catturato, entusiasmato, trascinato, raccontandoci le più belle e significative partite del campionato nazionale, dei campionati europei e mondiali. Sta invece per accendersi l'edizione 2016 nel weekend di Rocca di Luna, sabato 16, dunque domenica 17, Montefiore Conca, nella Riminese, ancora esultante per le 9 pagine che la rivista I Borghi Più Belli d'Italia le ha dedicato, torna a riempirsi di musica di qualità, colori, spettacoli, intrattenimenti per i più piccoli e succose novità. Ce ne parla proprio il direttore artistico in questo interessante approfondimento appunto sulla manifestazione, Michele Fenati. Rocca di Luna di quest'anno sarà probabilmente una delle più belle edizioni degli ultimi anni. Abbiamo dato tantissimo spazio all'arte, alla cultura, proprio allo stato puro. Ci sarà tantissimi spazi, ci saranno per i bambini, con non solo uno spettacolo teatrale, proprio di canzoni, arte, teatro per i bambini, ma anche una strada dedicata ai giochi di una volta, quindi giochi di legno, i nonni come giocavano e capiremo se anche i nipoti si divertono oggi come si divertivano una volta i nonni. Per quello che riguarda lo spettacolo avremo tantissime possibilità, dal ballo, dalla danza, dal canto, dalla musica. Vi voglio ricordare solo qualche appuntamento con Franz Campi, un nome importantissimo della canzone italiana, ha scritto dei brani per i più grossi cantanti italiani, che ci proporrà un tributo a Fred Buscaglione, quindi sono Fred dal Whisky Facile. Sull'arena invece Filippo Raciti, quest'anno avremo uno spettacolo veramente straordinario dedicato alle musiche dal sud, quindi dalla Taranta, la Pizzica, ma tutte le musiche che arrivano dal Mediterraneo, dal sud Italia, quindi con un gruppo che proprio arriva dal Salento, con una grandissima energia, percussioni, musica, eccetera. Ci sarà anche un gruppo di ballerini proprio specializzati nella fisica. Come di consueto chiuderemo la domenica sera con lo spettacolo Piro Musicale, che sarà anticipato sempre sull'arena da un concerto di soul blues di una cantante romagnola veramente eccezionale, che è Gloria Turrini. Sempre la domenica avremo un altro spettacolo veramente particolare, una novità assoluta, un circo acrobatico a tempo di musica, quindi ci sarà questo circo che sarà sopraelevato con una struttura particolare e questa danzatrice che ballerà tra uno spettacolo circense appunto in alto, quindi a pari alla rocca partendo da sotto, quindi uno spettacolo molto particolare, il circo acrobatico a Montefiore Conca.
Il comune di Cervia e la SOSAN, Lions Solidarità Sanitaria Onlus, hanno scritto un protocollo per l'applicazione sul territorio comunale del progetto sociosanitario che prevede la possibilità per gli indigenti di accedere gratuitamente a visite specialistiche erogate dai medici aderenti al progetto. Potranno beneficiare di queste prestazioni i cittadini in carico ai servizi sociali che non sono nelle condizioni di ottenere le esenzioni previste dalle leggi, ma hanno necessità di prestazioni mediche specialistiche attestate dal medico curante. Le visite saranno effettuate negli ambulatori dei medici aderenti e a breve anche nei due ambulatori allestiti dai Lions nella struttura assistenziale, già casa di assistenza per ragazze, madri e minori in difficoltà, di fianco la casa protetta Busignani, appunto, di Cervia. Domani invece doppio appuntamento culturale e artistico a Cervia alle ore 18 nell'ambito di Cervia, la spiaggia Melibro, l'hotel Mare Pineta di Milano Marittima. Ci sarà la presentazione del libro di Gianni Rivera dal titolo Gianni Rivera ieri e oggi, autobiografia di un campione. Il libro raccoglie oltre 500 pagine di emozioni, rivelazioni, immagini, racconti dell'ex calciatore della Milan e della Nazionale, il primo italiano a vincere il pallone d'oro ed ex anche politico. Un viaggio tra ieri e oggi attraverso ricordi di famiglia, gli articoli, le foto e i suoi scritti. Alle 21.15 poi invece in Piazza Garibaldi si terrà l'iniziativa Casa dei Secondo Cervia. Per una sera in Piazza Garibaldi diventerà una virtuale sala da ballo a cielo aperto con, come ai ben tempi, in un clima di amicizia e di divertimento genuino, in un percorso attraverso la storia delle tradizioni della Romagna che vide fiorire proprio negli anni 50 il genere folk romagnolo con la mitica orchestra di Secondo Casadei. L'evento figura come anteprima della notte del liscio in programma la prossima settimana. E ora noi passiamo alle previsioni del meteo per domani. Persiste l'instabilità del tempo, che anche domani sarà caratterizzato da cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio dalle primissime ore del mattino sulla Romagna e sui rilievi centro-orientali. Sul resto del territorio possibili rovesci mattutini destinati ad esaurirsi nella mattinata stessa. Le temperature sono in diminuzione, minime con valori compresi fra 17 e 22 gradi, massime oscillanti tra 22 e 26 gradi. I venti saranno moderati da nord-est con rinforzi sulla costa e sul mare, in attenuazione dal pomeriggio nell'entroterra. Il mare sarà molto mosso, agitato al largo, moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia del nostro consueto approfondimento, ovviamente l'appuntamento con l'informazione per voi, se lo vorrete, ritorna domani sempre alle ore 20. Una buona serata.